Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Lecce. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Intanto i ragazzi hanno fatto una partita importante dal punto di vista della produzione del gioco. A parte le due traverse, una anche sullo 0-0, le due occasioni a tu per tu, le due occasioni Azzi, e molte altre palle dentro l'area dove non siamo riusciti a trovare la giocata giusta o l'ultimo passaggio. Ma la Serie A è anche questa. A me interessava vedere una squadra che mantenesse la mentalità che sta acquisendo, quindi la voglia di aggredire l'avversario, di proporre gioco. Certo è che dobbiamo migliorare. Quando produci così tanto devi cercare di fare gol, perché è quello che dà la dimensione esatta di quello che fai. Dall'altra parte stare un po' più attenti sui calci piazzati, perché noi oggi abbiamo concesso quella situazione e altre due o tre pericolose. Quindi bisogna aumentare l'attenzione da quel punto di vista e continuare a lavorare come stiamo facendo, migliorando sempre di più. Io credo che venire a Lecce e creare le occasioni che ha creato il Cagliari stasera non sia semplice, soprattutto occasioni che non sono semplici ma sono chiare. Ma da quel punto di vista dobbiamo migliorare. Non è facile in una situazione del genere. Anche con due giorni in meno di recupero la squadra ha dimostrato di stare bene, di star lavorando bene. Abbiamo avuto una grandissima situazione sullo 0-0. Le occasioni poi cambiano anche un po' la dinamica. Nel momento in cui loro sono rimasti in 10 hanno cercato di chiudersi al limite dell'area per cercare di chiudere gli spazi sulle linee. Quindi noi dovremmo cercare di migliorare il giro palla e renderlo più veloce ma anche più qualitativo per creare degli uno contro uno. Io credo che un pareggio stasera ci avrebbe comunque innervosito. Immagina aver perso qui dopo quello che abbiamo fatto. Quando hai meno spazio diventa più difficile giocare. Devi avere una certa qualità anche nella gestione della palla. Devi avere la velocità di palleggio e di fraseggio senza avere frenesia. Però a conti fatti nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni, parecchie occasioni con cui non potevamo solo raggiungere un pareggio ma portarla dalla nostra parte. Poi alla fine nel calcio conta quello che trasformi e noi in quel senso dobbiamo assolutamente migliorare. In 11 contro 11 la gara la fanno due squadre. Nel momento in cui loro sono rimasti in 10 la partita l'abbiamo fatta noi e loro hanno cercato di chiudere gli spazi. Noi dobbiamo migliorare nel trovare gli esterni, cercare gli uno contro uno e avere la personalità per fare la scelta giusta in caso di ultimo passaggio, ma si è creato molto anche nel secondo tempo anche se con più tempo, ritardando la scelta nell'ultimo passaggio.